Ma oggi proviamo i brani per flauto o per... Ottavino. No, oggi flauto, settimana prossima, Ottavino. No, 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 ok, va bene, va bene, va bene. Due prima. Cavolo, qui non so dove respirare. No, qui è impossibile. Forse qui. Poi sto passaggio non viene mai. Ecco, senti. Visto che i passaggi sono difficili, mille note al secondo, poi per sostenere questo pezzo c'è bisogno di aver fatto, non so, un corso di apnea. Posso proporre una cosa? Certo. Cambia brano, ti prego. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Il pianista dovrebbe essere contento di avere un brano del genere. Intendo dire dove la tua parte ha più pause che note. Non devi studiare, leggi una volta e via. Però c'è da dire anche che a volte è meglio farsi un mazzo così, ma almeno godere di quello che stai facendo. Ma andiamo avanti. Non ero chiaro? No, no, riproviamo. Cari strumentisti, state molto attenti a non fare certi scherzi, perché ai vostri poveri pianisti accompagnatori può costare molto caro. Pensateci due volte prima di commettere simili imprudenze. Ah, dimenticavo, una conseguenza come quella che avete appena visto potrebbe avvenire non solo in queste circostanze, ma anche nel caso doveste solamente nominare il Gran Duo di Weber. Mettiamo caso che il nostro pianista si sia recato in conservatorio per una prova con degli studenti di oboe, magari in preparazione di un saggio. E mettiamo caso che proprio quel giorno tutti i display ai piani si siano rotti, quelli che consentono di sapere aule, docenti, orari. L'ufficio spazi sia chiuso, i bidelli si siano radunati tutti in terrazza per una festa e gli si sia pure scaricato il telefono.
L'unica cosa che gli resta da fare per trovare l'aula è affidarsi solamente al suo udito. Quindi, sale le scale, passa in rassegna tutte le aule del primo piano. Velocemente, perché già è in ritardo e non può permettersi di accumularne ancora di più, altrimenti è la fine. Niente, al primo piano ci sono pianisti, violinisti, flautisti, cantanti. Tutto fuorché qualcosa che possa ricondurre al suono di un'ancia doppia. Un'altra rampa di scale. Secondo piano. Sinistra o destra? Sinistra o destra? Destra, via! Ancora pianisti, flautisti, violoncellisti. Fino a che, là in fondo, gli sembra di udire qualcosa. Un'atmosfera familiare. Allora, rincuorato, riduce il passo, rallenta il respiro. Piano piano il suono diventa sempre più reale, fino a che si avvicina alla porta e con il sollievo in volto bussa ed entra. Se vi dico fagotto, qual è il primo brano di musica classica che vi viene in mente con protagonista questo strumento? A questa domanda l'80% del grande pubblico risponderebbe: ah sì, quel pezzo là, aspetta, come si chiama? Quello della di fantasia della Disney, dove c'è Topolino col cappello blu. L'apprendista stregone. Ah, ti volevo dire che questa settimana non so se riusciamo a fare due prove, perché è un casino, non so dove metterti. In effetti ho trovato un buco venerdì alle 15, se ti va bene. La maggior parte dei fagottisti non sa di avere questo potere. Ma non ditelo troppo in giro. E soprattutto, io non vi ho detto niente. Beh, ci sarebbero tante, troppe cose da dire. Quindi vi rimando al prossimo episodio, che sarà dedicato interamente ed esclusivamente ai sassofonisti. Mi raccomando, non perdetevelo!